Hi guys, welcome to my channel. È vero che lo stretching può diminuire la forza. Innanzitutto occorre contestualizzare, cioè bisogna definire meglio in che circostanze. È come dire, è vero che mangiare prima di buttarsi a mare causa un'indigestione, un blocco intestinale. Può essere vero, però dipende se hai mangiato mezz'ora prima o due ore prima, se hai mangiato una mela o una teglia di anelletti al forno, dipende. La risposta è dipende, anche per la domanda appena fatta. Può lo stretching causare una riduzione della forza? Dipende. Da cosa dipende? Lo scopriamo oggi. Ciao a tutti, sono Andrea Anatoli, sono dottore magistrale in scienze motorie e tecnico e atleta di ginnastica artistica. Nel video di oggi cercherò dunque di operare delle distinzioni a grandi linee relativamente a come lo stretching influisca sulla forza seguendo vari aspetti. Innanzitutto parleremo di adattamenti cronici e adattamenti acuti dovuti allo stretching. Poi parleremo di intensità dello stretching e adattamenti conseguenti. E infine parleremo di come lo stretching influenzi diverse tipologie di attività fisica. Per adattamenti cronici e acuti intendiamo come cronico l'adattamento che si verifica a lungo termine quando lo stretching si pratica sempre in maniera più o meno costante e quotidiana, e acuti quelli che si ottengono invece immediatamente dopo la pratica dello stretching. Innanzitutto, come sempre, occorre contestualizzare. Prima di citare gli adattamenti acuti e cronici bisogna un po' fare un excursus di quelle che sono le caratteristiche così definite viscoelastiche del muscolo. Cioè il nostro muscolo fondamentalmente si comporta come se fosse un elastico. Immaginiamo che questo elastico possa essere più o meno avvolto, contornato, immerso in delle sostanze viscose che possano ridurre o aumentare la capacità dell'elastico di allungarsi e a sua volta di slittare su altri elastici messi paralleli uno con l'altro. Questi altri elastici sono le fibre muscolari. Quindi immaginiamo queste come due fibre muscolari, 1 e 2. Queste due fibre muscolari possono scorrere tra di loro con molto attrito oppure con meno attrito. L'attrito con quali una fibra scorre sull'altra dipende dal materiale viscoso che si interpone tra le due fibre. Possiamo dire che in questo caso funziona un po' come quando si cuociono i cibi, come quando si riscalda un qualcosa. Cioè, ad esempio, immaginiamo la gelatina. La gelatina, quando si trova a basse temperature, è allo stato solido, perlomeno semisolido, quando invece la si riscalda torna allo stato liquido. Ecco, il materiale che si interpone tra le fibre muscolari a freddo sarà più viscoso e quindi ci sarà più attrito, a caldo sarà meno viscoso e quindi ci sarà meno attrito. Ecco perché si parla anche di effetto del riscaldamento, dove per riscaldamento tecnicamente si intende l'aumento di un grado centigrado della temperatura corporea. Quindi riscaldamento non è per esempio 5 minuti, 10 minuti, 15, no, dipende dalla condizione, dipende dal tempo atmosferico, dipende dall'intensità. In generale si deve ottenere questo, l'aumento di un grado centigrado della temperatura corporea. Ma perché fare questa premessa? È importante fare questa premessa perché quando le fibre si tendono l'una sull'altra, la capacità delle stesse di ritornare alla posizione di partenza non dipende solo dall'elasticità delle fibre stesse, ma anche appunto dal materiale viscoso che si interpone fra di loro. Parliamo adesso degli adattamenti in cronico e in acuto delle fibre muscolari, in seguito a stretching. Immaginiamo il muscolo come un elastico. Un elastico, se io lo tiro, ritorna con forza. Spiegandolo meglio, se io tiro questo elastico, ok, ritornerà con più forza verso il punto di partenza. Però che cosa succederebbe se io tenessi questo elastico tirato per, invece che 3 secondi, 5 secondi, lo tenessi tirato 5 minuti, 10 minuti, per esempio? Se io invece di effettuare questo, come possiamo vedere l'elastico ritorna con molta forza, io facessi questo, lo tengo qui, aspetto. Ecco, adesso è passato circa un minuto che lo tengo in questa posizione. Ecco che l'elastico ritorna con meno forza. Che cosa è successo? Succede che quando l'elastico viene tirato in acuto,
Oltre lo stiramento, dopo l'allungamento, ritorna con più forza. Ma se io questo elastico lo mantengo stirato per lungo tempo, quello che succede è che l'elastico perde un po' la sua capacità principale, ovvero l'elastanza. La compliance è la capacità di una fibra, di un muscolo, di espandersi mantenendo le sue capacità, le sue proprietà, e l'elastanza invece è la capacità della stessa fibra, una volta espansa, di ritornare alla posizione di riposo. Quando queste due capacità, queste due proprietà si mischiano perfettamente per generare la contrazione perfetta? Quando? È una domanda. Ecco, questo avviene quando la fibra muscolare, o meglio l'elastico, si allunga al 120% della lunghezza originale dello stesso. In realtà tra il 120 e il 140, maggiore è l'allenamento, maggiore è stato l'adattamento nel corso del tempo di una persona, più l'elastico sarà in grado di allungarsi senza perdere la sua capacità elastica e ritornare alla posizione di partenza con forza. Quindi, con tutto questo discorso, cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo specificare? Che la contrazione ideale è quella che prevede un ciclo che viene definito di stretch shortening, ovvero di allungamento contrazione. La massima forza in questo caso si può generare solo attraverso contrazioni che prevedono prima un allungamento eccentriche, poi un accorciamento concentriche. Quindi che tipo di contrazioni sono queste? Pliometriche. Facciamo un esempio semplicissimo. Se io provassi a saltare da fermo, ok, posso raggiungere un'altezza. Se io provassi a saltare con un contromovimento, quindi prima allungamento muscolare del quadricipite, poi contrazione, salterei più in alto. Ok? Questo concetto è ancora più valido, è ancora più esasperato quando si effettua un movimento che procede dall'altezza. Quindi ad esempio, invece che questo, che si chiama counter movement jump, se io effettuassi un drop jump, perché se qui il muscolo si allunga di una certa quantità e si allunga in maniera relativamente lenta, quando io cado da un'altezza il muscolo si allunga repentinamente e poi ritorna a contrarsi in maniera ancora più repentina. Quindi questo ciclo di allungamento contrazione velocissimo fa sì che si generi un'esplosività nella produzione di forza che garantisce l'espressione della massima forza possibile estrinsecabile dal muscolo. Quindi, riassumendo, quali sono gli adattamenti in cronico e quali quelli in acuto? Sappiamo che la massima contrazione muscolare, cioè la massima forza generabile da una contrazione muscolare, si ottiene solo se viene preceduta da un contromovimento, o meglio da un allungamento muscolare, che idealmente si situa tra il 120 e il 140% della lunghezza del muscolo. Gli adattamenti in cronico dello stretching sono diversi da quelli in acuto. In acuto, se noi allunghiamo un po' il muscolo prima di effettuare una certa attività, quello che otteniamo può essere, in alcune circostanze, un decremento della forza, che secondo le ricerche scientifiche arriva fino al 5% di decremento della forza e si può protrarre per un'ora dopo l'inizio dello stretching. In cronico, invece, abbiamo adattamenti che consentono al muscolo di essere più elastico già di base e quindi un muscolo che si allunga con più facilità e di conseguenza genera più forza anche sempre con più facilità. Quindi possiamo dire che effettivamente praticare lo stretching prima dell'allenamento, immediatamente prima dell'allenamento, potrebbe comportare una diminuzione della forza, mentre praticarlo sempre e in momenti separati dall'allenamento o al termine dello stesso non causa un decremento, un effetto detrimentale della forza, bensì un miglioramento. Intensità dello stretching. Qual è l'intensità adeguata? Beh, per far sì che il muscolo si allunghi ma non si stiri, si parla di mantenimento di posizioni statiche di stretching, dunque stretching passivo statico, di circa 60 secondi. Se lo stretching supera i 60 secondi per quel determinato gruppo muscolare, probabilmente il muscolo non solo sarà allungato ma stirato. È un po' l'esempio dell'elastico che facevo prima, ovvero se io allungo
allungo il muscolo per un certo istante, e quindi un lasso di tempo relativamente breve, l'elastico continua a tornare con forza. Se io lo allungo per troppo tempo, l'elastico perde un po' della sua elastanza. Nel nostro corpo è vero che funziona così, in un certo modo no, perché mentre l'elastico ovviamente non si rigenera, non si modifica, è un materiale morto, il nostro muscolo è costituito da materiale vivo che costantemente continua a rigenerarsi, a ripristinarsi, perciò se si stira e si creano delle micro lacerazioni nel muscolo, queste vengono ricoperte da un nuovo tessuto muscolare, da un nuovo tessuto fibroelastico, e quindi la capacità elastica del muscolo comunque nel tempo non si va perdendo solo perché io effettuo 70 secondi di stretching invece che 60, o perché resto fermo in spaccata per 2 minuti invece che per uno. La dimostrazione infatti ne sono ad esempio i ginnasti, che nonostante abbiano una grande escursione articolare, una grande elasticità muscolare nelle gambe, comunque quando lavorano al corpo libero riescono a manifestare gradienti di forza incredibili e spingere anche fino a 4-5 metri da terra, nonostante i loro muscoli siano molto allungati, perché nel tempo l'allungamento cronico, come ho detto prima, porta dei benefici e non degli svantaggi. Però passiamo adesso al terzo punto, ovvero tipologia di attività praticata, perché questo dipende prettamente dalla tipologia di attività praticata, cioè quando porta vantaggi. Porta vantaggi quando lo sport che si pratica o l'attività che è insita allo sport stesso consta di contrazioni pliometriche, ovvero come dicevo prima eccentrico-concentriche, rapide, allungamento-contrazione, rapidamente, consta di questa tipologia di contrazione come parte principale dello sport stesso. Per esempio la ginnastica è uno sport di questi, per esempio la pallavolo è uno sport di questi, infatti i pallavolisti allenano l'aumento dell'elevazione non tramite saltelli da fermi ma principalmente grazie a saltelli con il drop jump. E stessa cosa vale per i cestisti. Ci sono anche cambi di direzione rapidi nel calcio, nel tennis. Tutti questi sport beneficiano dell'allungamento muscolare. Chi è invece che ottiene degli svantaggi dallo stesso? Ottiene degli svantaggi dallo stesso la persona che pratica uno sport in cui, anche se avviene l'allungamento contrazione, quindi eccentrico concentrico, avviene con una velocità tale, cioè molto lentamente, da non usufruire delle capacità elastiche del muscolo. Cioè se io allungo un elastico, come ho detto prima, lo tiro e poi lo lascio subito andare, l'elastico ritorna con forza, ma se io lo allungo e poi lo lascio ritornare piano, non ho sfruttato la capacità elastica del muscolo. Ecco, e questo è il caso ad esempio del calisthenics, e questo è il caso del bodybuilding, e questo è il caso di lavori di forza pura dove le contrazioni si effettuano in maniera lenta e quindi non si sfrutta assolutamente l'elasticità del muscolo. Quindi ragazzi, morale del video: allungatevi, allungatevi voi, allungate i vostri muscoli, allungate i vostri orizzonti. Ciao, alla prossima.